Un paio di notizie nell'amichevole tra Napoli e Juve Stabia, finita 3-0, ha segnato il suo primo gol Ndombele, quindi buono la prima apparizione, anche se in amichevole per Ndombele. Scambio di documenti con il Barcellona per quanto riguarda il Lecce per Umtiti, quindi gran colpo da parte del Lecce, giocatore atteso domani in città per visite mediche. Però, insomma, per quanto riguarda la realtà di Lecce, sicuramente è un giocatore interessante e trattativa che si sta per chiudere. Per quanto riguarda invece l'Inter, attenzione a quello che succede sul fronte difensore, perché da una parte ci sono i tifosi, caro Riccardo, che stanno storcendo un po' il naso sul discorso acerbi. Oggi in realtà la Curva Nord ha preso posizione dicendo non è la nostra posizione e noi ci fidiamo della società. Ieri Marotta pare sia stato molto chiaro con Federico Pastorello, che è l'agente del giocatore, dicendo: la Lazio apre al prestito, noi saremo interessati da acerbi, però prima ci sono due preferenze per quanto ci riguarda, che sono Chalobah del Chelsea, sì, e Akanji del Dortmund, con obiettivamente Chalobah molto più vicino rispetto a Acerbi, perché il Chelsea starebbe aprendo per quanto riguarda la possibilità di darlo in prestito. Tant'è vero che vedete in questa formazione noi li abbiamo messi tutti e tre, Acerbi, Chalobah e Akanji. Se non dovessero perfezionarsi le trattative né per Chalobah né per Akanji, è stato detto, la terza scelta con grande onestà da parte dell'Inter diventa Acerbi, che a quel punto insomma arriverebbe in maniera abbastanza agevole. Io mi vorrei soffermare sull'aspetto tecnico, perché sono invaso nel mio piccolo da tifosi che dicono: vai in televisione a dire che non vogliamo Acerbi. Ma perché? Ma che va? Allora, io ho risposto. Se voi immagino. Però allora io ho risposto. Se voi volete commentare l'arrivo di Acerbi in maniera critica, ne possiamo parlare, perché tutto sommato, visto il periodo, è un'operazione che secondo me c'entra poco nel momento in cui era Nocchi in squadra. Cioè tu devi, allora a quel punto lì tenevi Ranocchia e l'aspetto tecnico la sa. Se mi volete far sapere che non volete Acerbi per quel sorrisino dopo il gol di Tonali o perché nell'azione precedente ha fatto segnare la Lazio, vediamo un saluto. No, io non vado in televisione a fare il pagliaccio, a dire delle cose che non credo, perché se io non credessi nella realtà del giocatore e non credessi nella realtà dello sport, non verrei qui a fare il deficiente, giusto? Penso che siamo tutti d'accordo. Allora, il discorso è, c'è quel sorrisino lì. A me hanno sempre detto, e ho detto io molte volte, la grande squadra è quella che non dà ascolto ai tifosi. Punto primo. L'hanno visto in passato, eccetera. Ma però con Vucinic, Guarin, c'è stato questo. Ma erano altri tempi, in altre situazioni. Ma che cosa vuol dire? Erano Juve c'era la Juve di mezzo, questo si può anche fare. C'era Moratti, che era uno di pancia, che giocava così. Io credo che se l'Inter voleva solo ed esclusivamente Acerbi, avrebbe già preso Acerbi, certo, perché è il più facile da prendere e in due minuti lo porti a casa. Evidentemente stanno valutando delle situazioni diverse. Io credo che il giocatore del Chelsea sia attualmente, in alternativa ad Acerbi, il più fattibile, perché l'Inter, come sappiamo, non spende, e per prendere in prestito il giocatore del Borussia Dortmund, Akanji, il giocatore deve rinnovare con il Borussia Dortmund, se no in prestito non lo puoi prendere, perché lui va a scadenza nel giugno del 2023. Vediamo cosa succede. All'Inter manca un difensore centrale, dovesse arrivare Acerbi. Io non penso assolutamente al fatto che lui sia milanista infiltrato, non possa giocare con l'Inter. Favore, ma ancora io dico solo che possiamo criticare il fatto, allora a quel punto lui, se arrivi così lungo, non vendevi Ranocchia, oppure come tanti tifosi dicono, bisogna puntare sui giovani, ti porti a casa Pirola e gli fai fare il quinto centrale. Però non diciamo, via tempo, scusa, mettendo le immagini di Riccardo, lui che ride, perché io non ci credo, cioè non voglio neanche pensarlo. Se viene Acerbi, attenzione, perché stiamo parlando di un giocatore che fino a sei mesi fa era comunque nazionale. Certo. Ha tolto il posto in nazionale a Romagnoli, Acerbi, primo. Secondo, ma dico, l'Inter sta cercando un giovane che è Chalobah. Però attenzione, perché Fofana se n'è andato adesso e quindi è difficile che Chalobah possa essere disponibile per l'Inter. Su Akanji è piuttosto in salita la cosa. Acerbi è fatta, addirittura ho letto da qualche parte che lui è disposto anche a tagliarsi una piccola parte dello stipendio. Sì, però sono profili diversi, all'Inter piace più Chalobah perché è un giocatore di prospettiva, arriva in prestito, giovane, cioè. Ma si va a discutere Acerbi perché ha fatto il sorrisino.
Ma veramente, ma qui siamo la Sura Maria, ma la comare da cortile. Io ripeto, ragazzi, io ripeto, per tutto, ha vinto un europeo, certo. Di tutti quelli che lavorano nel calcio, io se mi dite oggi critichiamo l'operazione Acerbi, sì, a livello tecnico si può criticare, perché ripeto, avevi Ranocchia. Ti fa un altro anno. Ma non ho capito. Ranocchia, infatti, non ho capito per quale motivo una società. Scusate, una società prima di vendere un giocatore e di lasciare un buco in un reparto, credo che si organizzi per avere già il sostituto. Per cui non ho capito questa cosa di vendere Ranocchia così in fretta. Non è una vendita, Gianni. No, aspetta, Ranocchia era un parametro di scadenza di contratto. Vabbè. Cioè, evidentemente a giugno c'erano altri programmi. Insomma, evidentemente a giugno aspettavi, lo tenevi lì in stand by come sta facendo il Milan. Ma non è un problema, Gianni, non puoi aspettare con un giocatore in scadenza, perché lui ha detto io vado, cioè non puoi aspettare. Ranocchia ha avuto l'occasione del Monza e ha detto io vado al Monza, cioè non con te non parlo. Sì, però secondo me se gli facciano una proposta di dire aspetta o ti facciamo rinnovo per un altro anno, è un fattore, io ho fatto l'esempio tecnico, è un fattore secondario questo, no? Ok, puoi arrivare lungo, ripeto, ma avvallo la tua tesi nel momento in cui, vabbè, perdo Ranocchia perché voleva andare a giocare al Monza, poi gli faccio gli auguri tra l'altro perché... L'ho visto in una brutta foto con la gamba gessata. Tre mesi fuori al rotore del Pero. Però nel momento in cui tu hai la possibilità di prendere Acerbi, è vero che è in fase calante, è vero che... Però discutiamo il fatto tecnico, il fatto immagine sentimentale, io sinceramente non me la sento di andare a dire non voglio quel giocatore perché ha fatto fare gol al Milan. Perché ma non poi, è nelle scusami, mie corde. Prima Francesco da Lazio avete preso quello che invece aveva fatto arrivare quarti, quindi... Che il tifo organizzato, hai ricordato che la Curva Nord ha preso posizione dicendo noi non mettiamo becco in quello che sono le scelte. Però sai che su Twitter c'era l'hashtag Acerbi non lo vogliamo. Era venuto fuori questo hashtag di tendenza per cui molti tifosi si sono un po' accodati a questo comune pensare. Ma sai, poi la curva ha una sua ideologia, ok? La curva è quella che non esulta gol di Cardi, la curva è quella che non osanna Lukaku, perché hanno fatto un comunicato in merito, vanno rispettati per carità, però io sto parlando di la curva la sua, ok? Non è che favorevole. E Riccardo, però scusa Riccardo, mettiti nei panni di un giocatore che deve venire a giocare a San Siro con un pubblico che sa che non lo vuole, capisci bene che non è... Una bella condizione quella in cui si va a mettere. Guarda, io credo che lui nel momento in cui venga all'Inter, ma non è il pubblico, è una frangia. Esatto, cioè se il pubblico, il pubblico è la curva. Guarda, la curva ha detto che sta alla finestra. Quelli che scrivono sui social 9 su 10 allo stadio non ci vanno. No, però attenzione, la curva ha detto che sta alla finestra, non ha detto che eventualmente contesta. Noi stiamo alla finestra, ci fidiamo della società. Esatto. E potrebbe essere anche un messaggio secondario come per dire mi raccomando non prendetelo. Ma cosa ha fatto Acerbi alla Lazio? È una mia interpretazione, però. No? Dice, dicendo ci fidiamo della società, allora le cose sono due. O si fidano della società e dicono se lo prendono è perché valutano che ci può essere utile, Se non lo prendono e dicono mi ci fidiamo della società. Senso, io credo che se alla fine Marotta andrà a prendere Acerbi perché ritiene utile, probabilmente perché nel frattempo non saranno arrivati né Cialobane a Kaji. Però di fatto per queste quando hanno preso De Vrij non mi sembra che si siano lamentati i tifosi, no? No, ma Claudio, quando era stato costato quando Acerbi era stato accostato la Juventus fra i 50 nomi. No, non andare così perché non è vero. Quando era stato accostato la Juventus. Mi ricordo, l'ho visto. Acerbi, io al posto di Rugani lo prenderei, Acerbi, adesso è un signor giocatore. Ma cosa c'entra Rugani? Non mi piace Rugani. No, lui ti fa. Ma stiamo parlando di un'altra squadra. Cosa c'entra Rugani? No, lui sta dicendo. Cosa c'entra? Qualsiasi cosa, perché... se voglio, posso dire anche a te cosa c'entra. Su qualsiasi cosa. Sto dicendo che un giocatore che alla Juventus è stato accostato, e ripeto, insieme ad altri 50, io uno come Acerbi l'avrei anche preso. Rugani ha fatto 108 comunque partite, il titolo è corretto. Di Acerbi non mi ricordo tutte queste presenze da titolare in squadre che hanno vinto i campionati, però. Abbiamo visto l'unica partita. Abbiamo visto la Sampdoria, l'unico errore lo fa Bremer. Rugani non ha fatto nessun errore. Guarda, quindi cosa facciamo Bremer? Lo mandiamo via, che ha sbagliato la scivolata mentre la Sampdoria segna.
Lo mandiamo via? Guarda, ti dà sicurezza. Lo mandiamo via? Lo mandiamo via il signor 50 milioni che ha sbagliato? Ha sbagliato un no. pallone perché... Rugani cosa ha sbagliato? Niente, ha preso il suo 6 in pagella, non ha sbagliato niente. Non deve fare il quarto difensore, il rigore in Champions, il rigore in Champions, titolare, che ci ha mandato fuori. Il rigore che ci ha mandato fuori dalla Champions l'ha fatto un altro. Allora vai a tifare la Lazio e prenditi Acerbi, se sei contento. No, non vado a tifare la Lazio. Cerco di fare il bene, cerco, da tifoso della mia squadra. E se a te Rugani dà sicurezza, tiente lo stretto. Sì, sì, ma io come quarto difensore mi dà più sicurezza del mondo, Rugani, senza nessun problema. Poi ci arriviamo, non tu invece in mezzo anche, anche Rugani. Vabbè, io credo che lui che serve un difensore centrale. Quello credo se che sarà, se sarà Acerbi, va bene Acerbi. Non mi sembra che vada a Milano a fare il titolare. Chi? Acerbi. No, no, certo. E allora? però sai attenzione, e allora? Ma anche nella Juve, però, Claudio, e allora se il massimo della sua carriera è andare a fare la riserva a Milano, però tieni va bene presente Rugani che questa... fa la riserva a Torino, come Claudio... Belotti che va a fare la riserva a Roma, allora basta. Però Claudio, attenzione, basta però... essere precisi nei ruoli, però non pensare che un giocatore che fa la riserva deve essere il titolare inamovibile, basta. Allora io credo che parlare di titolare e non titolare da quando hanno messo i 5 cambi già si è aperta una storia nuova, però nel caso dell'Inter i tre di difesa sono quei tre però lì, cioè presenti, chiusi di Skriniar, De Vrij, Bastoni, certo, cioè, però vi dimenticate il fatto che da venerdì fino al 13 novembre si giocherà ogni tre giorni, ok? Quindi ci può essere un'influenza, ci può essere una squalifica, ci può essere qualsiasi l'influenza cosa. Quando c'è il Covid non esiste più. Come? L'influenza da quando c'è il Covid non esiste più. Vai oltre. Ecco, vabbè, ci può essere il Covid, speriamo di no, però un quarto difensore con esperienza io lo prendo, certo. Anche perché l'anno scorso è vero D'Ambrosio può scalare, Di Marco può giocare benissimo ma poi mi fa le diagonali su Arnautovic e non va bene, però ripeto Acerbi, se arriverà Acerbi io credo che poi anche allo stadio fischi su Acerbi non ce ne saranno più di tanti, no. Ci saranno i soliti che diranno che ormai hanno preso quella linea lì, ho letto delle cose raccapriccianti. Cioè io le comari le comari non le comari è l'ignoranza, perdonatemi, perché non vanno allo stadio, perché ragazzi, quelli allo stadio io non ho letto vanno. Delle robe allucinanti, però dico ad oggi è il più probabile perché è un'operazione di fatto finita, tornando a parlare di aspetto tecnico, si proverà a prendere il centrale del Chelsea, ripeto Akanji è più complicato perché l'Inter non ha un euro. E per prendere in prestito un giocatore del genere deve andare a rinnovare col Borussia Dortmund, se no in scadenza. Inter che pensa intanto alla trasferta di venerdì a Roma con la Lazio, visto che si parlava di Acerbi, guarda caso c'è Lazio-Inter, primo big match per l'Inter di questo campionato, ne parliamo tra due minuti. Allora, di nuovo insieme, il primo test per Simone Inzaghi è a Roma, all'Olimpico, contro la sua ex squadra, la Lazio, tanta attesa per questa Lazio-Inter di venerdì sera, dopo l'inizio oggettivamente morbido contro Lecce e Spezia, adesso arriva il primo impegno di un certo spessore per l'Inter per capire insomma la forza e la portata insomma di questa squadra. Prima di attivare il dibattito in studio torniamo da Bilab, Prof the Proof, perché so che hai le quote di Lazio-Inter. Eccole. Eccoci qua, grazie, ben ritrovati dal Bilab. Concentriamoci subito sulla Serie A, al via la terza giornata, di venerdì, con una partita, quella tra Monza e Udinese, direi la squadra di Stroppa obbligata a fare punti, ma soprattutto una super sfida. Venerdì sera la seguiremo insieme, quella tra Lazio e Inter. Andiamo a vedere subito la comparazione quote con i nerazzurri favoritissimi. Da ieri a oggi non è cambiato tantissimo la comparazione del 2, che resta su Betfair a 1,85, su Cplay a 1,88, su Pokerstars Sport a 1,83. A voi. Grazie, grazie prof. Cosa c'è? Cosa c'è Gian? Cosa c'è? Ti stavo scrivendo. No, no, Riccardo lo sa cosa voglio dire. Quando sento le previsioni di Bilab no, c'è sempre da sperare, diciamo, un po' ingeneroso, diciamo per la Lazio gioca in casa. Sì, sembrano sono esagerate secondo me, c'è uno sbilancio forte, non so per quale motivo, però c'è uno sbilancio forte. Noi continuiamo sempre a non considerare mai la Lazio nelle formazioni di vertice, ma mi sembra una squadra però i giocatori per vincere. No, però le prime due con Bologna e Torino, capito. Però 4,75 contro 1,80 è tanto. Cioè, no, forse è l'Inter che dà l'impressione invece di essere troppo più forte? No, evidentemente sì, secondo i Buche è anche quella
lo sbilanciamento pro-Inter, no? Le prime due giornate hanno, secondo me, esagerata, sperequata. Sì, però le prime due giornate hanno detto che in effetti l'Inter è favorita, questo sicuramente. Non l'ho vista benissimo la Lazio, però farà la partita della vita, chiaramente. Credo però, che scusa, sia un esame... scusa, poi tanto alla Juve ci arriviamo dopo, però scusami. Avete vinto in casa 3-0 con lo Spezia e la Juve ha vinto 3-0 in casa con lo Sassuolo. La Juve ha fatto 0-0, tristissimo, a Genova, ma se Kostic... Sì. Mette dentro quella palla allo scadere, vince 1-0 e tu hai vinto 1-0 al 94esimo a Lecce. Beh, cioè, no. Dov'è questa partenza per cui no, uno squadrone gli altri invece? Non hai capito. Io no, ho detto, siccome stiamo dicendo che è talmente più forte della Lazio. No, ma io perché? Ho detto, vedendo le prime due giornate, l'Inter è quasi più della Lazio. Ma per i risultati? Beh, anche per il. Per come è nato in campo, quindi l'Allegri squadrone, no, ha vinto 3-0 con Sassuolo. Non stiamo parlando di Allegri. Allegri è un'altra categoria. La Juve è un'altra categoria rispetto alla Lazio. Ma non è cioè, se la Juve vince male a Bologna, siete un po' distorti pareggi... guardando la Lazio, secondo me. No, vabbè, comunque vogliamo dire però che è un test importante, è una trasferta difficile. Quando tu guardi il test, diciamo che vedendo il calendario è una settimana, ipotizzare che l'Inter potesse arrivare a Roma all'Olimpico con 6 punti dopo aver affrontato Lecce e Spezia, credo che lo dessimo abbastanza per scontato. È la prima settimana di verifiche. È la prima settimana di verifiche. Perché c'è venerdì la Lazio, poi c'è la Cremonese martedì e poi c'è il derby pre-Champions settimana prossima. Quindi è già è il primo periodo di verifica, dovremmo abituarci perché ce ne saranno tanti altri. Credo che l'Inter arrivi bene a questa partita, mi sembra che la situazione sia migliorata rispetto a Lecce, anche se io non avevo visto una brutta squadra, avevo visto la solita squadra con il problema storico che è quello di non riuscire a chiudere le partite, perché se poi vedere il tabellino di Lecce, fai 14 tiri in porta, Falcone è migliore in campo, prendi un palo, con lo Spezia non abbiamo subito gol e quindi secondo me è un fattore importante. Io l'ho vista a Lecce, non mi sembrava una partita in cui il portiere ha subito 14 tiri in porta. Mi sembrava che dopo l'1-1 momento il Lecce vince pure. Sì, però poi alla fine è stato un po' un assedio. 14 tiri dentro la porta? Falcone ne ha presi tante. Io ti assicuro palo di Dumfries, cioè... Però 14 tiri dentro la porta, sicuramente no. La squadra secondo me è cresciuta. Abbiamo un giocatore che secondo me in Italia ancora oggi fa la differenza, che è Lukaku, perché pur essendo non ancora al 100% cristallizza il gioco e attira i giocatori. Il gol di Çalhanoğlu di sabato sera ne è lo specchio. È una partita difficile, ma credo che in Italia oggi partite facili ce ne siano poche e quindi l'Inter deve fare sicuramente bene. È la prima partita difficile per l'Inter di questo campionato, la prima verifica che apre un periodo di verifiche. Sì, no? Siamo però, a... vediamo, cioè siamo agli inizi. Però voglio capire un ci po' sono ancora cioè, delle cose da chiarire. La Lazio di Sarri dove la mettete? Esatto. Io la Lazio di Sarri la metto sesta quest'anno. Sesta? Tu hai visto Claudio Torino-Lazio? Sì. La Lazio ti ha impressionato favorevolmente? Non poteva vincere la partita la Lazio? Non ha avuto 5 partite. Anzi, come direbbe lui, ha fatto 14 tiri. Alla fine sì. Il primo tempo... Scusa, il Torino, occasione da gol, 0. La Lazio ha avuto 6 palle gol pulite. Pulite. Però come dove no? La mettete voi la Lazio? Loro la mettono sesta, tu dove la metti la Lazio? La Lazio lui la mette sesta. Nelle quattro. No. Scusami. E chi ci sta fuori? È il secondo anno di Sarri. No, ho capito. Diciamo sempre che quali sono le altre quando tre? Si abitua scusa, e le altre al centrocampo forte come l'anno scorso. Sì, ma le altre tre chi sono? Ma secondo me sono le due milanesi e poi l'altra che balla è tra Juve o Roma. E Napoli, io la vedo dietro. Io la vedo sesta dietro. Juve, Roma, Napoli, Lazio. Sono tre che secondo me la Lazio viene nelle quattro quest'anno. Cioè, quindi vuol dire che al netto ci sono tre superpotenze, perché il mercato ci sta dicendo questo, che falliscono la Champions. Ma che c'entra? Stiamo parlando del campionato. Perché oggi parliamo di mercato dove la Roma punta lo scudetto, il Napoli da scudetto, se Roma e Napoli escono dalle 4 è un delirio. Cioè, io ti ho chiesto dove metti la Lazio nel campionato italiano, visto che non la considera. Tu no, metto io sesta. Non ho detto che non la io considero. La metto, secondo me arriva nelle 4. Io non ho detto che la considero. La Roma puoi perdere anche se la metti decima, ma a Roma puoi perdere. Cioè, no, a Roma ci sta che perdi. Ma tu metti la Lazio sopra il Napoli... Sopra la Juve. La metto nelle 4, arriverà quarta, non arriverà terza, non so, dire che me arriva nelle 4. Vuol dire che la metti sopra qualcuno di questa fuori, ok? Non ci arriva. Due superpotenze non ci arriva la Juve. No, anche per dire, evidentemente per Claudio è un test più probante rispetto a quello che si pensi. Secondo me sì. Sì, no, ma ci sta. E poi metti tutta questa fiducia in Sarri, perché hai detto il secondo anno di Sarri. No, ho detto, siccome non è una squadra che è al primo anno con un allenatore, ma è al secondo, e si dice sempre, no? Che un allenatore del tipo di Sarri ha bisogno il primo anno perché i meccanismi, i movimenti, certo. E al secondo,
quindi al secondo deve fare meglio. La squadra non gli ha una indebolità, anzi, perché gli ha fatto un mercato, forse, prima parlate di Laurentiis, forse è la prima volta che Lotito fa un mercato seguendo l'allenatore, forse, a mia memoria. No, ma ci sta, è un'analisi. Quindi gli hanno anche rinforzato la squadra. Però la Lazio nelle prime non capisco 4. Perché sia una squadra che non viene mai. Fatemi andare da Gianni a proposito di Lazio-Inter, Gianni. No, voglio dire, io faccio un passo indietro e mi ricollego al precampionato che ha fatto l'Inter quest'anno. Poi si è presentata in campo, che è stato, mi pare, assolutamente sottotono, perché mi pare che non abbia fatto questi risultati così importanti, pur non giocando contro squadre di grande livello. Beh, ma poi a Lecce, ragazzi, ha segnato al 95esimo. Se fosse stato un pareggino, come ormai sembrava scritto, perché davvero dopo il gol hanno finito la partita, non hanno neanche ricominciato a giocare, cosa diremmo? Che ha fatto una grande prestazione contro lo Spezia? Mi sembra poco per dire che una squadra in forma è in condizione. Obiettivamente io ho ancora delle riserve sul fatto che l'Inter possa andare a spadroneggiare in casa della Lazio. Perché credo che, come dice Claudio, la Lazio non è una squadra da sottovalutare, assolutamente, perché Sarri gli hanno preso i giocatori che voleva, tra le altre cose. Per cui, insomma, io ho questa Inter che diventa sicuramente una squadra importante, ma non è partita così bene come viene raccontata. L'Inter questa partita la deve assolutamente portare a casa per il suo futuro, per la sua identità di questo campionato. Ma laddove non arriverà col gioco, la terza giornata deve essere obbligata a vincere in trasferta con la Lazio, o comunque nel caso del Milan, cioè pareggiare a Bergamo non è uno scempio, pareggiare all'Olimpico non sarebbe bisogno dire anche quello, non mi sembra che l'Inter pareggia all'Olimpico con la Lazio, dici vabbè, ho capito, non è che Gianni, perdonami, forse non hai sentito male all'inizio quando Bilab ha detto le quote. Io sono stato il primo a dire che secondo me sono esagerate come divario, perché non c'è tutto questo. Assolutamente. Sono sperequate. Ecco, dopodiché ho detto per l'Inter è in crescita, però anche se la Lazio la mettessimo decima in classifica stasera, ci sta che puoi inciampare all'Olimpico con la Lazio, quindi non è una partita scontata. Sto dicendo solo che secondo me se l'Inter esce con un pareggio dall'Olimpico è contenta, te lo dico sinceramente, perché non è che andranno in tanti a vincere con la Lazio, infatti, ricordiamo che lo scorso anno il Milan si è giocato lo scudetto al 93esimo con un gol di, lo ricordate, Tonali, se no era pareggino, forse non avremmo neanche vinto lo scudetto. Quella Lazio si è rinforzata quest'anno. No, ma ero un po' in contrasto con il buon Santini quando diceva è una partita fondamentale per il suo futuro, è la terza di campionato. Questo inizio di campionato non è fondamentale, stai scrivendo come se perdi con la Lazio finito campionato. Se l'Inter esce con le ossa rotta dall'Olimpico è finita la stagione. Fabio, non ti dimenticare mai che all'Olimpico contro la Lazio potresti anche perdere se ci sono i tifosi della Lazio che ti fanno per te, occhio. Guarda che strana la piazza. Non lo so, io so che il Milan è uscito con un pareggio da Bergamo, dove forse se avesse portato a casa qualcosa in più nessuno avrebbe gridato lo scandalo, ma ho letto critiche feroci nei confronti del Milan che è andato a pareggiare a Bergamo. C'è molta aspettativa. Non so no? se succederà la stessa cosa con l'Inter all'Olimpico, se in caso di pareggio, perché credo che la Lazio valga l'Atalanta in questo momento. Gianni, se l'anno scorso abbiamo assistito a un abbassamento di quota per vincere lo scudetto, probabilmente quest'anno ancora di più, Cioè ci saranno tante partite in cui le squadre possono perdere punti quest'anno. Scusate, poi quest'anno io credo che sarà il campionato più strano della storia, perché con questa cosa che giochiamo fino a metà marzo, fino a metà novembre, con giocatori che vanno a questo mondiale, quindi qualcuno alla fine, è inutile che ce la raccontiamo. Io credo che a 10 giorni dal mondiale un giocatore non metta la gamba fino in fondo, sapendo che può rischiare di farsi male e di saltare un mondiale. Per cui poi torneranno, e in che condizioni torneranno a un mondiale? Anche questo sarà un po' di domanda, per cui io credo che sarà un campionato, dico la verità, mediocre, proprio perché sarà magari aperto anche a una squadra. Nessuno ha detto una parola di una squadra che secondo me si sta rinforzando tantissimo ed è molto competitiva e ha un grande allenatore, che è la Fiorentina. La Fiorentina io la metto fra le protagoniste di questo campionato, a me piace molto e ha preso dei giocatori molto importanti. Quindi voglio dire, la Fiorentina potrebbe essere veramente una sorpresa anche lei, come tante altre, insomma. È un campionato difficile, ma non credo che sia bello. Sì, le protagoniste quelle che abbiamo sempre raccontato, però occhio alle sorprese, perché e credo poi che le sorprese quando c'è il mondiale ci sono sempre,
è vero? Da Verona in poi. Quindi tu dici a questo punto, come fece quel tifoso dell'Leicester, sbeffeggiato da tutti, che puntò sull'Leicester, che poi d'Inghilterra, poi diventò ricco, puntiamo tutti sul Monza. Puntiamo tutti sul Monza. Io a chiudere sul discorso Inter, 10 secondi fusato che devo andare in pubblicità, poi dobbiamo parlare di Juve. Cosa mi volevi dire? Lo sei già dimenticato. No, ti volevo dire che a maggior ragione che ci sia una partita difficile alla terza giornata vuol dire che non è assolutamente decisiva, cioè si può anche perdere a Roma con la Lazio, nessuno dice niente. Però stavo dipendo con l'amico Santini dicendo è la terza giornata, secondo me le prime 5-6 giornate del campionato devi fare i punti, poi del gioco ne sei chiamato a dimostrare quello che tutti si aspettano che tu sia. Perché quest'anno non è più così però, perché gli amici là dell'amico collegato in Riviera devono dimostrare, perché quest'anno l'Inter non è favorita per vincere il campionato. Ragazzi, fermi tutti, a rientro parliamo di Juventus, perché ci sono parecchi problemi da affrontare e